Già da oggi previsti iperclorazione e revisione delle tubature, da quel che si apprende dopo la legionella trovata nelle tubature appunto della struttura dell'ex OMPI, la seconda volta in un anno e mezzo. Da precisare che non c'è stato nessun caso tra le persone. L'ARTA ha effettuato dei prelievi lo scorso 3 febbraio, i risultati sono arrivati 17. Per la ASL sono normali controlli. Le analisi hanno rilevato però tracce di legionella al secondo piano dell'ex OMPI e al quarto, che ospita solo uffici ASL. A protestare però per una comunicazione ritenuta tardiva e poco istituzionale, alcuni parenti degli ospiti, perché si sono ritrovati affissi delle comunicazioni sulla porta, una firma della ASL e una dell'RSA di Montereale, perché nella struttura da dopo il sisma c'è anche questa residenza sanitaria, che ha deciso di dare la possibilità ai parenti di portare a casa i propri cari sino alla risoluzione del problema. La denuncia è arrivata pure dal consigliere comunale Paolo Romano, che porta attraverso la conferenza dei capigruppo il problema in comune e chiede di fare un impianto di clorazione in continuo e magari dei filtri anti-legionella. La residenza è di proprietà del comune, gestita dalla ASL e dallo stesso comune tramite il CSA. Sono presenti all'interno due RSA, una comunale, l'altra di Montereale, lo SPICE. A quanto pare il problema non ha riguardato i rubinetti dell'RSA di Montereale, ma la struttura comunque ha comunicato con un avviso la situazione. Ci sono tra le varie residenze un centinaio di anziani. Il batterio è stato trovato nelle tubature, per cui dopo i rilievi dell'ARTA è stato vietato l'uso dell'acqua calda sanitaria e sono stati disposti interventi di bonifica dell'impianto. La notizia chiaramente ha creato una certa apprensione perché la struttura ospita pazienti fragili. Una preoccupazione crescente a cui va dato qualche certezza, sia nella comunicazione, quella istituzionale, in maniera più chiara, anche nei tempi di intervento, e quella politica su interventi da fare nel breve termine, come può essere un filtro antilegionella su tutta la struttura, oppure nel medio-lungo termine, come può essere quello di un impianto di clorazione in continuo. Come consiglieri di opposizione abbiamo voluto andare incontro a tutte queste esigenze chiedendo una conferenza dei capigruppo urgente con l'audizione di tutti gli attori protagonisti della ASL, dell'ARTA, dell'OMPI, sia il direttore che il CTA, nella speranza di dare qualche risposta. Credo che come un anno e mezzo fa, almeno per ciò che attiene alla struttura comunale dell'OMPI, credo che vada apportata una riduzione su quelle che sono le rette per le famiglie che lì sono ospitate, perché il disagio comunque sia è tanto e questo disagio credo che vada in qualche modo alleviato da strumentazioni e misure che possa mettere in campo il Comune dell'Aquila.